Salve gente del tubo, qui il vostro Samurai Fufi in un look incredibilmente occhialuto, stile segretaria porno. E qui con me c'è Super Mario, che oggi sarà muto, non avrà la voce di Filippo Timi, semplicemente perché, essendo un vlog, non ci ho sbatta di montarlo. Bene, siamo qui entrambi per darvi una notizia fenomenale. Il 10 giugno alle ore 21 uscirà sul canale, sul proprio canale, la prima puntata della seconda stagione di Skypocalypse. Che cos'è Skypocalypse? Mi state davvero chiedendo che cos'è Skypocalypse? Cioè il 90% degli iscritti vengono dal canale di Victor Laszlo e dalle comparsate che facevo sui video di Matioski e di Dave Plisken, e voi mi chiedete che cos'è Skypocalypse? No, davvero, sono così orripilato da questa notizia che non posso neanche prendervi per il culo. Non lo farò io, lo farà il mio ovvio e simpaticissimo incaricato. Perfetto, grazie incaricato. Cosa dovevo dire? Perfetto, fuori di dire cazzate mi sono dimenticato le cose importanti da dire. Ah sì, ovviamente riprenderò il personaggio in Skypocalypse, quello di Benzrog, un personaggio un po' oscuro del quale non si sa moltissimo, che verrà approfondito soprattutto nella prima stagione, ma che avrà un ruolo fondamentalissimo all'interno della seconda stagione, un personaggio che riporta un po' alla realtà i protagonisti della serie, una realtà fatta di zombie, di paura, di depressione in una maniera quasi stereotipata. Ora vi starete chiedendo perché mi sono riferito a me come Benzrog. Il motivo è semplice, perché ad ogni raduno vengo scambiato potentemente per Benzrog. C'è molta gente che mi chiede com'è stata l'esperienza all'interno di Skypocalypse. Mi spiace, infatti RJ, è tristissimo dirtelo così, fratello, ma Matioski mi ha contattato, mi ha detto che prenderò la tua parte all'interno di Skypocalypse. Infatti sarò, per la maggior parte realizzerò il 90% delle scene in cui ci sei tu, e oltre a questo farò anche delle scene come la tua controfigura, quindi mi spiace. Cazzata a parte, interpreterò il personaggio denominato come Bob, che comparirà nella prima puntata e che sembra avere un ruolo un po' marginale, ma che più avanti avrà qualcosa di un po' più succulento. Non posso dire altro perché infatti è importante per la trama. Beh, poi devo assolutamente dire la trama di Skypocalypse, spero proprio di no. Ho già detto che è una web serie realizzata da Victor Laszlo e da Matioski, nella quale ci sono un gruppo di nerd che deve affrontare una situazione incredibilmente complicata al di fuori delle loro competenze, ovvero un'invasione zombie, quindi questi dovranno lottare contro orde di zombie e cercare di sopravvivere a una situazione che è ben al di là della realtà in cui di solito vivono loro, tra video porno e telefilm. Ci saranno degli enormi cambiamenti all'interno della serie. Rispetto alla prima stagione ci saranno sì le scene con la webcam, ma molto meno, e ovviamente ci saranno molte più scene girate in esterna con i sopravvissuti nel mondo ormai dominato dagli zombie, e ci saranno anche dei nuovi personaggi che entreranno nel cast, tra i quali il famosissimo Maurizio Merluzzo, che interpreterà il suo personaggio che frullerà i cattivi e li metterà tutti all'interno del suo bellissimo frullatore, se li mangerà tutti. Oh mio Dio, in questo vlog assomiglio incredibilmente a Pallom, anche se effettivamente lui ha delle mani bellissime, guardate come sono tozze le mie, io in realtà ho dei piedi fottutamente belli, ed è ora che tu lo sappia, Pallom, un giorno faremo un crossover sulle tue mani e sui miei piedi. Poi ci sarà anche Ivan King, per quanto riguarda i partecipanti al casting di Skypocalypse, sono state selezionate ben tre personaggi che adesso come adesso non dirò, e che avranno un ruolo importante anch'essi all'interno della seconda stagione. Poi altre notizie fondamentali sono... qui dovrò farmi aiutare dalla mia collaboratrice. Collaboratrice, ci sono tre punti. Spiegare cosa è Skypocalypse. Già fatto? Dire quale personaggio interpretare. Fatto. Descrivere le novità della seconda stagione. Fatto.
ovviamente dare appuntamento sul canale di Skypocalypse. Ma allora ho fatto tutto. Bene, allora questo vlog finisce incredibilmente qui. Ci vediamo sul canale di Skypocalypse il 10 giugno, il giorno prima del mio compleanno. Ricordatevi quella sera di farmi gli auguri, se no vi troverò a casa e vi ucciderò. E ci rivediamo all'interno del prossimo vlog. Mi raccomando ragazzi, non mancate, contiamo su di voi.